Sì, Anna, buonasera, buonasera a te, ai nostri telespettatori, io e alla telecamera Andrea Berardinelli siamo qui, un po' intirizziti per la verità, come sempre davanti al Covid Hospital, e diamo qualche dettaglio in più sul bollettino sanitario emesso dall'assessorato alla sanità appunto della Regione Abruzzo. Come dicevi, 219 i nuovi casi, l'età vanno dagli 8 mesi ai 93 anni. I positivi con un'età che è inferiore ai 19 anni, più giovani insomma, sono 36 in tutto Abruzzo, 9 nella provincia dell'Aquila, 8 nella provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Tenete a mente questo dato perché Teramo si segnala anche per più casi, ma vedremo avanti. Quindi è come se questo virus stesse un po' girando, no? Di provincia in provincia. In questo momento sembra qualche preoccupazione in più in quella zona, ma lo vedremo nei prossimi giorni se è un trend o se è solo un caso. Dopo più di un mese Il di chiusura bilancio dei forzata. pazienti deceduti, come dicevi, registra 13 nuovi decessi, appunto l'età fra 65 e 101 anni. Poi c'è da dire anche che ci sono 379 guariti in più rispetto a ieri, quindi questo è un dato buono. Attualmente in Abruzzo sono positive 10.397 persone. Rispetto a ieri meno 174, quindi abbiamo 174 positivi in meno in Abruzzo. E i tamponi effettuati oggi sono stati circa 8.500 fra molecolari, la gran parte, e test antigenici rapidi. E sulla base di questo numero, appunto, il tasso di positività è stato calcolato e fissato al 2,5%. Vediamo ai ricoveri. Ci sono meno 11 pazienti in terapia non intensiva, e attualmente sono appunto 592, e in terapia invece intensiva ci sono due pazienti in più rispetto a ieri, cioè 72. Poi ci sono 9.733 persone a casa con l'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva rispetto a ieri meno 165. I dati appunto che riguardano i luoghi di residenza dei nuovi positivi, L'Aquila più 62 rispetto a ieri, Chieti più 65, Pescara più 16 e Teramo più 74, quindi al momento è la provincia con il numero maggiore di nuovi positivi. Questa in sostanza la giornata di oggi, Anna, se non hai domande.